Ciao ragazzi e benvenuti su Area 41, il canale dei tutorial e delle guide per tutti. In questo video andremo a vedere come poter smacchiare il cinturino dell'Apple Watch, però questa procedura sarà adatta solo a cinturini che sono in silicone, quindi i Solo Loop, Sport e Nike Sport. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella degli avvisi per essere sempre aggiornati sui nuovi video, seguirci sui nostri canali social Instagram e Facebook che trovate in descrizione e anche sul nostro canale Telegram dove ogni giorno trovate offerte su molti prodotti. Quello che dovremo andare a fare sarà prendere un panno non abrasivo, pulito ovviamente, quindi dovremo inumidirlo un po' e andare a sfregare un po' sulla macchia. Non è detto che la macchia vada via, quindi se vedete che la macchia persiste e non si toglie, come nel caso del video, potrete aiutarvi con un sapone per le mani che sia delicato e ipoallergenico. Mettetene proprio una punta sul vostro panno e andate a sfregare di nuovo. Chiaramente non potrete usare altri prodotti, quindi non potrete usare né panni più aggressivi e nemmeno detergenti più aggressivi, quindi dovrete per forza togliere la macchia con la vostra sola pazienza. Quindi io ho velocizzato, come vedete piano piano la macchia sta andando via, quindi continuate questo procedimento finché non vedrete che la macchia sparisce del tutto. Chiaramente non demordete, quindi continuate a farlo anche sul resto del cinturino in modo da togliere anche eventuali ingrigimenti. Poi farò un video apposito per schiarire il cinturino che solitamente si ingrigisce sulla parte più esposta al sole. Vi ricordo di non usare questo metodo su cinturini che siano in pelle o in metallo, che hanno delle procedure differenti per le quali poi farò dei video in un prossimo futuro. Rischiereste di rovinarli, quindi assolutamente non usate questo metodo sui cinturini che non sono in silicone. Come vedete il cinturino è ritornato completamente pulito. Asciugatelo del tutto, sia con il panno sia aiutandovi anche con un asciugamano o della carta, e poi rimontate tutto. Se avete dubbi o domande ponetele pure nei commenti. Se il video vi è stato utile lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per essere aggiornati sui nuovi video, seguiteci sui nostri canali social Instagram e Facebook che li trovate in descrizione. Grazie della visione e al prossimo video.